Dai, vediamo. Il prossimo è Pierluis Latino, che viene dal un ospite straniero, il nostro mitico mexicano Pierluis Latino. Sì, io sono innamorato, sì, io sono innamorato. Buenas tardes a todos, a todas y todas las topas. Se batte le mani aquí in Italia? Sì, grazie. Aspetti un attimo, signore, escúchame mucho. Signor, manca il filo della chitarra. Lei è un pochino imbriago, me bar. Io le domando scusa. Quando... scusa, però do bali, cazzo. Cosa per favore, fuori dallo sbarones. Permettetemi di presentarmi. Pierluis Latino García López Santa María, la Crocifissione, Resurrezione, Incarnazione, Spettacolazione. Ombre de spettacolo o spettacolo de ombre, dipende dove sta il sol. Sì, lo spettacolo è una pena, spettacolo de penombre. Io so i canta e sta fa cagar, ma dovevo provare. Io so i cantar, recitar e bailar. Sì, bailar, normalmente con este cuerpo incredibile. Faccio innamorare tutte le donne, se io la signora vedo che si sta innamorando. E che sono un pochino basso di forma, in Italia si mangia molto bene. Io so anche recitar, io canto, recito, bailo sull'amor. Sì, l'amor è una merda, io sono pieno d'amor. Ah, che poetica, mi ha scritto una giornalista. E io ho detto, para conquistare questa giornalista, devo sbatterla in prima pagina? Chissà. Io so cantar, canto canzonas a chi, canzonas a i, praticamente dos canzonas. Io canto che cos'è l'amor, l'amor fa fare cose pazze. Io per esempio me sono sposato. Il matrimonio che insegna tantas cosas, io potevo farne a menos. Mio nonno me lo diceva, Pierluis, il matrimonio è come un mazzo di carte, il comune te prepara le carte e la moglie te fa il mazzo. Io non ce l'ho come... Sì, battete, grazie! Sì, io sono innamorato! Io non ce l'ho con mia moglie, e che mi fa venire l'agitazione, la palpitazione, la disperazione. L'altro giorno gli ho detto, amor, in una scala da 1 a 10, che voto mi daresti come amante? E lei, amore, lo sai che non sono bravo con le frazioni? Oh, io credevo che essere un amante eccezionale. Lei a letto faceva sempre, e io godi amore, no, ho l'asma. Eppure mia moglie a letto è bravissima, mica lo dico soltanto io, lo dice anche il torero, il cameriere, il portero. Io non ce la faccio più, le ho detto, amore, io mi faccio vedere da uno psichiatra. E lei ha detto, va bene amore, io mi faccio vedere da uno psichiatra, da un idraulico, da un barista. E in fondo è fedele, oggi a me, mañana l'idraulico, mañana al tassista. Mia madre ha detto, ma lasciala stare, poversita, lei nella vita ha avuto alti e bassi. Sì mamma, ma se l'è fatta sempre, todos. Sì, grazie, come me care, quando parla dell'amore. Però io non credo che qua questa sia risata di complacenza. Quanta gente sfigata, siete tutti sposati? O c'è qualcuno felice qui? Sì, c'è qualcuno. Io non so chi per parlare del problema dei sposati, io sono qui per risolvere con este favoloso manual. Este è il manual dell'amore del conquistador. Scritto da me sulla mia personale esperienza, perché io ho anni di esperienza alle spalle. Anni di esperienza alle spalle. Esto ve lo dico e ve lo dimostro, guardate. Anni di esperienza alle spalle. Così vedete che non vi dico cazzatas. Sapete quanta gente ha cambiato vita comprando este... Qualcuno l'ha capito? Sì. Sapete quanta gente ha cambiato vita comprando este manual? No, Platinetto no. E il famoso macho latino, è mio collega dell'attore Antonio Banderas. Prima di comprare este manual si chiamava Antonio Bandierinas! Lo teneva pequeño con la bandierista per operativo, spero Olives! Ha comprato il manual, si è chiamato prima Mezzastas e ora si chiama Banderas. L'altro sex symbol... Sì, grazie. L'altro sex symbol, Joaquin Cortés, non l'ho ancora comprato, però questo gli è rimasto Cortés. E cognome. Sean Penn, si comprava este manual, si chiamava Sean Pennell, poi l'ha comprato Brad Pitt. Vabbè. Però a este punto io ve lo dico, e l'ho scritto liberamente ispirato alla famosa sessuola inglese Shiri Height, che in italiano si dice Shiri Height, mentre in spagnolo si dice Shiri Height, e qua anche a Lanciano si dice Shiri Height. In russo, io penso... Parlo quattro linguas e c'ho mia moglie che non mi fa dire manco una parola. Nada! Allora io vado a conquistare las donnas. Vediamo la prima lezione. Dunque, a questo punto mettiamo a fuoco la donna che vogliamo conquistare. Come? Con un po' di benzina. Il signore, per favore. No, voi ridete, ma este manual funziona. L'altro giorno io ho visto una donna, incredibile, una bomba sexy. Teneva una minigonna così corta, ma così corta che se vedevano lo scapezzolos. Io la miravo, lei mi guardava. Che cacchio guarda? Ah, sei strabica? E lei mi ha risposto, no, io sono indiana. Ho detto, una figa d'India. E il mio manual mi dice, grazie.
Un corriere d'India era una figa d'India. E mio manuale mi dice: per far l'amor con una figa d'India bisogna avere l'uccello di rovo. Chissas, chissas, chissas. Io con questo dubbio vado a salvare la prossima manuale del tradimento. Io sto perdendo tiempo pensando, cantando, non me la danno a fine anno. Come lo te? Lui chi era? Chi era? Chi era? Era il nostro amico messicano per Luis Latino. E andiamo. Bene, andiamo avanti con questa serata splendida che vi vede pieni, pieni, pieni di entusiasmo, pieni, pieni, pieni di... Chissas, 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 quanto dubbio sull'amor. Para conquistar una eschimese basta rompere il ghiaccio? Chissas. Sì, la eschimese è smagrissima, basta... Posso dire alla fine che mi sono fatto le ossa? Chissà. Quando finisci di fare l'amore con una dell'isola Pago Pago, dici grazie, grazie? Chissà, chissà, paradisiaca. Addio! Hai visto? Fai conquiste in ogni parte del mondo. Brighella. Sì. Sto perdendo tempo pensando, cantando, a chi non me la danno a fine anno io faccio un danno! Chissas, chissas, chissas. Sto cacchio dei filos. Per me sono i peyotes. È un percorso obbligato. Oh, sai che non ti avevo riconosciuto, vestitas. Chissas, chissas, chissas. E hablamos dell'amor del tradimento. Se per caso tua moglie ti tradisce? Chissas. Ma è per caso o per abitudine? Chissas. Se pensi che tua moglie ti tradisce con un nano, quando torni a casa, guardi nell'armadio o nel comodino? Chissas. Aspetti un attimo, se... che la devono capire. Stia calma un attimo. Con i suoi tempi. Okay. Non ne dica troppo veloci perché abbiamo... Va bene! Allora, se vai in Svizzera, ti accontenti di un solo buco? Chissas, chissas, chissas. È meglio sottomettersi alla propria mujer o mettersi sopra esta mujer? Allora! Chissas, chissas, chissas. Vedi, vedi, chissas, insieme! Chissas, 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 chissas se me la das. No! Grazie! Ma pensa a te! Ma tu ti fai trattare così? Povera già... me! Prendi il numero! Andiamo avanti, per... vai! Andiamo avanti prima col che prossimo... finisca mai questo. Rimani qui con noi, che chiamiamo tutti gli altri ragazzi che sono stati qui con noi questa sera! Vincenzo Schettini! Il nostro premier Fabio Chi! Marco Passiglia! Eccolo! Ilaria Coppini! Sergio Giuffrida! Fortunato Cipriano! Pierluigi Patimo! Oh Patimo! Oh Patimo! I capo arrestiamo! Silvestre e Marilena! Antonio Muzzillo! Il nostro grande, unico e solo Ivaldo Rulli! Ha presentato la bellissima Lidia Di Blasio! E il dolce compagnia di Andrea Vasumi! Grazie mille! Andiamo! Seconda parte dello spettacolo!